E dopo la sigla che tutti voi cantate a squarciagola quando parte, vi salutiamo, io sono Andres, lei Valentina e questo è Occupy DJ, eccolo qua, il programma del pomeriggio quotidiano di DJ TV. Che complimenti per l'ottima scelta. Grazie. Sul 9 del digitale terrestre, 145 di Sky, oppure in streaming, potete seguirci dal sito dj.it. Esattamente. Basta, fine, è finito l'entusiasmo. No, c'è molto entusiasmo perché oggi, secondo Facebook, è il mio compleanno. Oggi ho abbandonato la pagina di Facebook aperta per quella decina di minuti per il trucco. Ci siamo... Sono tornata, 50 auguri. Ci siamo scocciati dei soliti, come dire, status a sfondo sessuale. Così questa volta abbiamo deciso di cambiare data di nascita. Sì. E poi il bello è che non la può più ricambiare. No, per oggi non posso, almeno per oggi non posso cambiarla. È rimasta bloccata, così fatele, continuate a fare gli auguri. Quindi il 16 ottobre è il mio secondo compleanno. Bene, it's your new birthday. Okay. Va bene, allora direi Vediamo le notizie del giorno. Notizie del giorno, beh, oggi 16 ottobre è una data molto importante perché ricorre l'anniversario della deportazione di Roma degli ebrei, esattamente il 16 di ottobre del 1943, 70 anni fa, quel brutto avvenimento, quella tragedia che iniziò alle 5:15 di mattina e vide coinvolti più di 1000 ebrei, solo poche decine tornarono indenni dai campi di concentramento nazisti. Quindi tante sono le iniziative che si stanno svolgendo a Roma in questa giornata, tra cui ricordiamo una marcia appunto che parte da Tiburtina e arriva fino a piazza 16 ottobre 1943, e anche un flash mob ad opera dell'associazione culturale Siri 87 che servirà a commemorare questo tragico evento per non dimenticare. Sì, non dimentichiamo, però adesso cambiamo argomento, parliamo di qualcosa di più allegro, perché David Bowie è stato considerato, secondo la rivista BBC History, il britannico meglio vestito di sempre. Hai capito? Una classifica nella quale sono stato in gioco fino all'ultimo, però... Sappiamo che David Bowie è un po' l'emblema del trasformismo, perché nel corso degli anni l'abbiamo visto cambiare look un sacco di volte. Ha avuto i capelli arancione fluo per tanto tempo, sì. Ha indossato trucco pesante quasi da farlo sembrare una donna. Rossetti, adesso invece eccetera, sì, adesso eccetera. È un po' più pacato. E David Bowie, diamoci una calmata. Una calmata, però è stato anche fonte di ispirazione di molti artisti come Lady Gaga, appunto. Si vede che sono eccentrici alla stessa maniera. Assolutamente sì, The White Duke. Sai chi c'era a metà della classifica? Io ho guardato la classifica, c'era Enrico III a metà della classifica. Oh. Io divento pazzo, Enrico III! Al secondo posto invece c'era la regina Elisabetta, che balza agli onori delle cronache, anche perché ha la casa che va a pezzi. Cioè Buckingham Palace e il castello di Windsor sono in una condizione pietosa. Come sto andando, scusi? Male, per Dio! Perché sono tanti problemi, tra cui buchi nel tetto, qui mi ricorda un po' la spada nella roccia. Esatto, che infilano gli ombrelli. Infilano gli ombrelli, così. Che bello. E poi soprattutto hanno dei boiler classe Z che consumano come delle petroliere, quindi i consumi salgono esponenzialmente di anno in anno. Nonostante abbiano aumentato i fondi per la casa reale, non riescono a riparare tutto quanto, perché pare che si debbano impiegare 50 milioni di sterline, che sono più di 60 milioni di euro. E quindi la regina deve andare a lavorare, o no? Regina da caccia al grano, praticamente, solo che le indiscrezioni dicono che c'ha un milioncino sul suo conto personale, quindi non può. Poverina, allora sarà meglio che si cerchi un lavoro. Oggi parleremo appunto di lavoro nel corso della puntata. Lavoro in tutti i suoi aspetti, quindi sia come dipendenti di un'impresa che invece imprenditori di una startup. Noi abbiamo letto una notizia su Wired.it, era un'intervista di Lucas Carnet, che è il cofondatore di Prevalia. Cioè, quando proprio si dice un nome, una garanzia, no? Cosa poteva fondare uno che si chiama Carnet di cognome? Una startup che dà dei buoni sconto, giustamente, no? Come esatto. Ricorda il suo nome. È il Carnet, no? È Carnet. Carnet. Lui dice... Nell'intervista Lucas racconta che non è importante solo avere un'idea buona di base, ma anche è importante anche la cultura aziendale che c'è attorno, quindi non ci devono essere disguidi all'interno del team, perché sennò crea solo malumore. Esatto, no? E anche il metodo proprio ferreo, bisogna lavorare sodo con il lavoro di tutti i giorni, non ci vogliono ingredienti particolari, dice Lucas. Bene, io sono qui, se volete sono sempre Andres. Allora direi
il mondo del lavoro si approccia un po' dal colloquio dal iniziale, colloquio. No? E appunto per questo abbiamo preparato per voi un'immagine, un piccolo filmato di uno dei colloqui più famosi del mondo del cinema. Ce lo guardiamo assieme. Il colloquio di Spud non è di certo quello da prendere come esempio, Ma dipende dove andate a lavorare, magari ci vuole della creatività esagerata, potrebbe essere un'idea. Accetto. Allora, accetta? No, io accetto, fa caldo. Allora, noi oggi vi chiediamo, vediamo insieme la domanda, qual è l'annuncio di lavoro più assurdo che hai trovato? Hashtag offerte indecenti. Sì, capita spesso. Tu, per esempio? Ma come assurdità mi fanno ridere quegli annunci di lavoro in cui c'è scritto cerco apprendista con esperienza. Vabbè, è che dico, classicone. Ma come si fa? Classicone, ma come si fa? Invece accettai un lavoro tantissimo tempo fa quando iniziavo proprio a mettere... Quando iniziavo a mettere dischi nei locali, accettai un lavoro quotidiano per 40.000 lire, dovevo mettere della musica cosiddetta divertentismo, che è una cosa che non auguro a nessuno, era una tristissima. Ho fatto questo mestiere per stare tranquillo, tu me lo stai avvelenando. Esattamente. Divertentismo, Maracaibo, sai quelle robe lì, erano tanti anni fa, fate finta che non l'abbia detto. Voi iscriveteci alla nostra pagina di Facebook, Occupy DJ, su Twitter, hashtag Occupy DJ e WhatsApp al numero 342-8795-900. Non ce l'abbiamo una sovraimpressione, è già andata? qui, adesso? Diamogli qui, questa qui. Soddisfazione. Vai. Eccola qua, grazie, grandi in regia, sempre sul pezzo. Allora, dunque adesso dobbiamo, sai fare che cosa? Vedere la tweet parade. Dovete sentire la Vale che sottovoce mima il suono della sirena finale della sigla. Va bene, io non parlerò mai più. No, ma fai bene. Allora, vediamo cosa ci dice la rete a proposito di lavoro. Numero 5. Posto fisso 2012 dice: non sopporto i colleghi che invece di lavorare stanno tutto il giorno a chiacchierare, soprattutto perché mi svegliano. E qui si lega un po' una battuta di uno dei miei comici preferiti, che è Bruschetta, che diceva: dottore, io parlo nel sonno. Qual è il problema? Mi dà fastidio che al lavoro tutti sentono i cazzi miei. E ridono. Cosa ridete? Cazzo? Al numero 4. Father P8 scrive: ormai quando visualizzo le offerte di lavoro su internet il PC me le depenna da solo, tanto non ci crede nemmeno lui. Scusate, oggi strizzo un po' gli occhi perché mi sono dimenticata qualcosa. Qualcosa, che cosa? Le lenti. La numero 3, vediamo. Questa simpatica melanzana di Aubergine dice: si può morire in quattro modi: di vecchiaia, di malattia, di incidente e di riunione tenuta il venerdì pomeriggio. Brutto affare il venerdì pomeriggio. È un colpo basso. Esatto, sì. Il venerdì pomeriggio non si può. Numero 2, Gian Plus scrive: oggi ho una colazione di lavoro. Ho sempre sognato dire questa frase, quasi quanto segua quell'auto entrando in taxi. Sono quelle frasi celebri. Sì, anche se avere una colazione di lavoro alla mattina presto non è che sia proprio. Non è il massimo, però si usa un po' per bullarsi. Infatti, io ho un amico che dice: no, scusate, devo andare, ragazzi, domani ho una colazione di lavoro con mio padre. Numero uno, questa era dedicata a lui. Numero uno, Fran Altomare dice: per sopravvivere in ufficio bastano tre frasi. Tu coprimi. Grande capo, bella idea. E era già così quando sono arrivato. Me ne lavo le mani, mani in alto proprio. Sigla! Questa è la nostra tweet parade, parte subito... Come potrete sentire dalla musica? La musica come di Ritorno al Futuro, anzi di Ritorno al Futuro 2. Perché il 23 ottobre torna per un solo giorno al cinema il secondo capitolo della fortunata saga Ritorno al Futuro, quella diretta da Robert Zemeckis con Michael J. Fox, insomma la conoscete un po' tutti, no? E come nei giorni scorsi e come in quelli futuri, noi regaleremo tanti gadgets, per esattezza una macchinina DeLorean, esatto, e due biglietti per il cinema di mercoledì prossimo. Eccolo qua. Anche oggi è andata male. Esatto, questo è lo zaino, replica di Marty McFly, proprio uguale a quello che aveva nel film. E il cofanetto con la trilogia in Blu-ray. Hai detto tu dei biglietti del cinema, sì. Tutti i cinema disponibili li potete trovare su www.nexodigital.it e trovare la sala più vicina a voi. Per avere in regalo
questi gadgets, potete mandarci, anzi dovete mandarci una foto che testimoni il vostro amore, la vostra passione per Ritorno al Futuro. Mandatecela solamente su Facebook, mi raccomando, e sulla nostra bacheca, non sulla vostra taggando Kupai DJ, se no non la possiamo vedere, ok? Perché Facebook ha dei meccanismi strani, quindi solo sulla nostra pagina di Facebook, postatela lì, ok? Noi dopo vedremo chi se la giudica. Esatto, Zaino! Fine puntata scopriremo chi se la giudica e adesso è arrivato il momento della tripletta musicale. Tripletta! Questa era la tripletta di oggi, molto stile rock, con finire un po' rock elettronico. Sì, questa, sul finire. Questo duo Linkin Park, Steve Aoki. Dunque, oggi stiamo parlando di lavoro e parliamo quindi anche di startup, perché è un po' il lavoro dei giorni nostri che si inventano tanti ragazzi che non hanno i fondi per poter fare un'azienda vecchio stile, no? Un'azienda di cracker, per esempio, come il padre di Milhouse. Quindi parliamo con due autorevoli esperti, sì, che sono degli start-upper anch'essi, e si chiamano Stefano e Davide. Ciao! Ciao! Ciao, ciao ragazzi! Loro sono in collegamento con noi, loro hanno creato Talent Garden. Che cos'è Talent Garden in breve? Talent Garden è uno spazio di co-working, ma che è uno spazio sostanzialmente di lavoro condiviso, verticale per quanto riguarda le tematiche del digitale, ma la grande caratteristica è che non è solo uno spazio di lavoro, ma è un ecosistema all'interno del quale nascono tante collaborazioni tra gli abitanti, per cui è un punto dove si sviluppano le start-up, dove nascono nuove idee e poi vengono sviluppate. Quindi ho letto anche che avete realizzato l'ambiente in modo molto creativo, ci sono dei punti di svago tipo il calcetto, l'Xbox, perché l'ambiente deve essere il più creativo possibile. Sì, l'ambiente è molto creativo, rispecchia un po' anche il nostro brand, cioè Talent Garden, perché un giardino dei talenti è stato anche allestito come giardino, con l'utilizzo anche di materiali ecocompatibili, per cui in cartone, eccetera, e con tanti spazi dove far nascere la creatività condivisa tra le persone. Esatto. E a proposito di startup, questo weekend a Roma si terrà lo Startup Weekend. Ci spiegate di che cosa si tratta? Assolutamente sì, sono 54 ore in cui delle persone, circa un centinaio, arriveranno nel Tempio di Adriano, quindi una delle sedi storiche di Roma, e per 54 ore passeranno dall'idea all'impresa. 54 ore perché sono... Quanto giorni. Sono? Sì, tre giorni, poco più. Esatto, no? Si comincia il venerdì sera presentando le proprie idee, raccontando chi è e che cosa si fa, e poi si arriva la domenica pomeriggio, invece dopo aver formato dei gruppi che hanno lavorato tutto il sabato e tutta la domenica, notte inclusa, e questi gruppi devono presentare entro la domenica pomeriggio a una giuria di investitori le loro idee. A che edizione siete arrivati con questa iniziativa? Siamo alla seconda edizione romana e ce ne sono state anche qualcun'altra in giro per l'Italia. Stiamo raccogliendo le migliori idee in giro per l'Italia e le stiamo connettendo con una piattaforma che è globale, nel senso che gli Startup Weekend sono in più di 500 nazioni del mondo. E infatti sono andato oggi a fare un giro sul sito startupweekend.com e ci sono un mare di località. Anche in Italia si fa spesso, cioè con una cadenza molto frequente. Assolutamente sì, ormai le persone hanno voglia di parlare delle loro idee, capiscono il valore della condivisione e il valore del stando insieme, condividendo con persone nello stesso settore quello che vogliono fare, il trasformare le loro idee in impresa, perché poi l'idea è importantissima, ma la cosa più importante è soprattutto trasformarla in realtà. E qual è l'idea più geniale che è uscita fuori ad uno Startup Weekend? Ma ne sono uscite tantissime veramente belle, ce ne sono due di grande successo oggi, una è Kurami e una è Save the Mom, sono due startup che oggi fatturano entrambe qualche euro, non sappiamo esattamente i bilanci, ma sappiamo che sono state di successo, che stanno riuscendo dall'Italia, dove sono partite, una da Milano, una da Roma, e sono oggi startup globali che stanno generando successo in giro per il mondo. Allora vogliamo evidenziarle, ricordiamo il nome di queste due startup che hai detto? Kurami e Save the Mom. Uno aiuta il processo delle code, quindi Kurami ti aiuta durante quando vai in ufficio pubblico o in tanti altri uffici a fare la coda al posto del classico bigliettino. Save the Mom invece è un social network con la famiglia che ti aiuta a organizzare la vita di tutti i giorni. Perfetto, allora se avete curiosità potete trovarle. Va bene ragazzi, noi vi auguriamo in bocca al lupo per questa edizione. Speriamo ne vengano fuori delle belle cose, insomma, da questa edizione romana. Diamo un attimo gli appuntamenti, che così chi vuole seguirvi può farlo. Sì, roma.startupweekend.org è questo sabato e domenica a Tempio di Adriano.
Eccolo qua, lo stiamo vedendo anche proprio sotto di me, qua sotto. Qua. Fantastico. Grazie ragazzi. Grazie mille. Grazie a Davide e Stefano. A presto, in bocca al lupo. A presto. Noi continuiamo a parlare di lavoro, ma adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo qui con il nostro esperto di lavoro, Pier Mattia Avesani. :54, siamo sempre qui a Occupy DJ, io sono Andres e lei è Valentina. Sì, e oggi, sì, confermi? Sì, sì. Sei sicura? E oggi parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e vi abbiamo chiesto questa cosa qui. Qual è l'annuncio di lavoro più assurdo che hai trovato? Offerte indecenti è l'hashtag da utilizzare se usate il Twitter. Sì? Vediamo cosa ci avete scritto. Vediamo, vediamo. Partiamo dalla prima, direttamente da Facebook. Alessia Marcellini scrive: cercasi lavoro come babysitter, non si curano bambini, l'ho letto in stazione e ho riso per ore. Chissà cosa cercavano, eh. Cercasi lavoro come babysitter, babysitter non si... però non si curano dog bambini. Sitter? Anzian sitter. Valenne attraverso WhatsApp dice: l'annuncio più strano che ho letto era in un negozio di vestiti dove cercavano una ragazza bassa con i capelli biondi e corti, con gli occhi marroni e con gli occhiali. Forse perché avevano già le divise o dei badge già preparati con la fotografia. Con la foto, esatto, devo così riciclarla. Non ci abbiamo voglia di rifare. Vediamo il badge. Se ne abbiamo un altro, sì. Da Twitter, Fabri 991 scrive: cercasi padroncino con camion frigo per consegna freschi, perché al giorno d'oggi tutti hanno un camion frigo. Eh certo, sì, sì, chi non ha un camion frigo. Anche questo tutti, ricorda un po' Grandi Magazzini. Valsecchi, mi devi dire dove te trovi, stai in ritardo sulla tabella di marcia. Non è il nostro caso perché siamo perfettamente in orario. Sì. E noi abbiamo detto, parliamo di lavoro quest'oggi, sì, lo facciamo con Pier Mattia Avesani, sì, che è il nostro esperto di mondo startup e imprese del web, e ci vediamo un filmato che ci riassume quali sono le best startups in Italy. Vediamo. Eccoci qui con Pier Mattia Avesani. Ciao. Benvenuto. Ciao. Anzi, bentornato, perché ci siamo collegati con te l'altra volta via Skype. Tu sei uno start-upper, perché hai inventato UQIDO, che abbiamo detto già l'altra volta serve un po' a farti guadagnare tempo e non farti rimanere lì in coda dove ti trovi, tipo l'ufficio postale, per esempio. Anche se gli uffici postali forse non sono... No, tanto, no, l'hai detto bene, sì. Non sono tanto per la quale, per questa novità. Allora, noi abbiamo appena visto un video che racchiude alcune delle start-up più emergenti nel panorama italiano. Partiamo dalla prima, che è Love Your Pics. Ci racconti di che cosa tratta? Sì, questa è una piattaforma dove gli appassionati di fotografia possono condividere le foto e ricevere tantissimi feedback sulla qualità della foto, su come è stata scattata, sulla luce. Quindi, in poche parole, condividi le tue foto e contemporaneamente impari a fare fotografie meglio partecipando a dei contest tematici, uno ogni settimana più o meno, quindi periodicamente ci sono contest. Sta per partire quello di Halloween, quindi hanno appena lanciato un'app, quindi si può scaricare quest'app, fare la propria foto di Halloween, postarla, partecipare al contest, ci sono dei premi e contemporaneamente si ricevono feedback. E la persona che è dietro questo è Marco Govoni, che si è licenziato da poco per dedicarsi a questo progetto dopo averlo provato finché era un manager nel ramo delle telecomunicazioni, e ha affrontato e è riuscito a portare avanti la propria passione per la fotografia, adesso sempre più con più energie, con più, certo, tempo. Poi dopo parliamo anche dell'esempio di Lucas Carnet, che anche lui si è licenziato, sì, dal suo lavoro, quindi vediamo un po' tutto questo ambito licenziarsi per lanciarsi nella propria avventura. Poi ne abbiamo vista un'altra di applicazione che era PicOne. Sì. PicOne invece cosa serve? PicOne serve per fare ricerche di mercato in modo molto semplice, rivoluzionario. Adesso noi conosciamo poco delle ricerche di mercato, di fatto è un prodotto rivoluzionario che si connette al mondo social, e l'ha lanciato Paolo Privitera, un ragazzo che è geniale, lo vedi e ti riempie di energia. Ha 18 anni, ha fondato la sua prima azienda, ha vissuto 11 anni in America, parla 4 lingue, è appassionato di foto anche lui, quindi potrebbe usare Love Your Pics. Ama il cioccolato, quindi detto così è una persona come me, come te, che però ha seguito la propria passione e quindi è riuscito a costruirsi la propria azienda. Questo è il risultato, PicOne è il risultato di tutta la sua carriera lavorativa, e si sta sforzando e si sta
godendo tantissimo a gestirla. E nel filmato si vede che l'utente riceve un regalo, così funziona P1? È uno dei modi, sì, di fatto ci sono questionari legati agli account social delle persone, quindi i grandi marchi potrebbero utilizzarlo per fare analisi di mercato in modo semplice, in modo facile, in modo molto vicino alle persone, anche mettendo in palio qualcosa. E scoprendo ad esempio che tutti quelli che hanno letto il libro di Harry Potter, per dirne uno, hanno uno specchio tondo in bagno, per dire, cioè cose molto particolari che non si riuscirebbero a capire normalmente. Social network. Invece la parte finale della clip era a tema spaziale, se non sbaglio c'è dietro un ragazzo di soli 17 anni. E chi di noi non ha sognato di lanciare qualcosa nello spazio? Sì. Lui l'ha sognato a 17 anni, adesso ne ha 23, quindi ne sono passati 6. Ed è importante capire che queste cose non sono mai un successo fatto in una notte, ma sono anni di lavoro. Studio e lavoro. Lui si occupa di sicurezza informatica. E quindi ha detto: qual è il posto più sicuro dove mettere i nostri dati, i dati di uno stato, i dati di una banca? Ovviamente nello spazio, quindi ha scritto tutto il protocollo, ha dato la forma a questo satellite, ha lanciato il primo prototipo già e adesso sta partendo con la produzione in massa. Caspita, però un bel traguardo. Tutti avremmo voluto farla. Un'altra delle idee geniali che arrivano dalle startup è la stampante 3D. Abbiamo qui Marco Rizzuto che sta per raggiungerci in studio, che ha creato Fabtotum. Allora vediamo, per chi non sapesse che cosa sia una stampante 3D, un piccolo filmato, poi ne parliamo. Eccolo qui Marco Rizzuto, ciao. Benvenuto. Che ha creato insieme al suo collega Giovanni questa Fabtotum, che è una stampante 3D che è nata grazie a Polyhub, che è un incubatore di idee all'interno del Politecnico di Milano, finanziato dalla Fondazione Politecnico, giusto? Esatto, sì, Fabtotum appunto è una stampante un po' nuova, diciamo innovativa, poi magari ne parleremo meglio, ma è nata dall'idea di architetti di farsi dei modellini in casa, e per farlo abbiamo dovuto un attimo spingere un po' avanti il concetto di stampante 3D. Ok, quindi senza entrare nello specifico della tua stampante, ma come hai scelto di concentrarti appunto sul rinnovamento di una stampante piuttosto che su un altro oggetto? Beh, perché allora la stampante 3D ha delle potenzialità enormi e ancora oggi non sono completamente sfruttate. Se noi vogliamo pensare alla fabbricazione personale, cioè a quello che si può fare in casa con una piccola fabbrica, le possibilità sono immense. No, ma guarda, non è il mio problema, perché io subito sono partito con voli pindarici, tipo mi faccio il ricambio della moto che non trovo. Per esempio, Mattina che indaga. Mattia invece che cosa stamperebbe come oggetto? Ma io ho appena rotto la cover della mia GoPro arrampicando, quindi penso che mi rifarei il pezzo. Per esempio. Per esempio, però bisogna avere delle competenze specifiche per usare una stampante 3D? Al momento sì, però si stanno facendo dei passi da gigante in questa direzione, sta diventando sempre più user friendly, cioè più semplice utilizzare una stampante 3D. Un giorno arriveremo al semplicemente stampare come stampiamo un PDF oggi dal computer. E per ora la cosa più pazza che avete stampato? Beh, abbiamo stampato tante cose pazze, ce ne hanno proposte di pazzissime. Però per esempio abbiamo stampato anche dei circuiti che sono praticamente la replica di quelli che ci sono dentro la stampante. Cioè, questo sarebbe una cosa incredibile, perché poi dopo ne parliamo meglio nella seconda parte di intervista, perché uno si può fare proprio il ricambio che magari non trova o deve ordinare dall'altra parte del mondo, quindi costi di spedizione, tempi di spedizione, costi di dogana che poi ti fregano sempre all'ultimo. Mattia, invece tu puoi spiegarci, da esperto del settore, come mai la stampante 3D sta diventando un oggetto di uso comune, quasi un elettrodomestico, passato a questo dal macchinario aziendale che era prima? Semplicemente con l'abbassamento dei costi di produzione, quindi dei costi di mercato di questi prodotti, e con la semplicità d'uso, con l'aumento della semplicità d'uso. Nell'84 è nata la prima stampante 3D, che è andata ovviamente a semplificarsi. Prima addirittura si usava un laser per solidificare all'istante la plastica, adesso non serve più perché si usano delle plastiche particolari, ad esempio, fino ad arrivare al 2005, dove è stata prodotta la prima stampante autoriproducente, o comunque che poteva stampare i pezzi di se stessa in caso si volesse farne un'altra.
e poi nel 2009 con la prima stampante di massa, cioè per il do it yourself, per il fai da te. 2009, 84 la prima, io pensavo molto industriale dopo. Per le macchine. Ah, industriale, sì, industriale. Sì. Il problema è che costava quasi 15.000 euro, ecco. Era beh, come tutte le cose pionieristiche hanno un costo esagerato. Sì, ma non sempre. Appunto per questo adesso noi ci guardiamo l'RVM che parla del Factotum, della tua stampante 3D, e poi ne commentiamo assieme. Siamo sempre qui con l'ideatore di Factotum, Marco Rizzuto. Volevamo chiederti, abbiamo visto un po' che cosa fa questa Factotum, qual è l'idea rivoluzionaria che sta dietro a questa stampante 3D rispetto alle altre? Beh, come si vede è print, mill, scan, cioè taglia, scansiona e stampa in 3D. Quindi sono tre funzioni che di solito sono in tre oggetti differenti: lo scanner 3D, la fresa che si usa per fare i modelli architettonici per esempio, oppure la stampante 3D che ora è abbastanza conosciuta. Però unirli in una sola, in un contenitore così piccolo, è stata la vera innovazione. Quindi si può sia ricavare dal pieno un oggetto, cioè quindi intagliarlo, come sì, per esempio questo qua, vediamo, questa qui che abbiamo visto anche nel filmato, e poi c'è anche Yoda che... fantastico. Oppure questa invece non è ricavata dal pieno, cioè da un blocco file fresato, ma sì, da un file con una sorgente. Cioè, come funziona esattamente? Si inserisce che cosa nella stampante per creare un file come questo? Tu ti colleghi al computer e gli dici: voglio stampare questo modello 3D. Lui cosa fa? Prende questa informazione e la converte nei movimenti giusti da fare per realizzarla, e spruzza praticamente una plastica nei punti giusti, tutto lì. Quindi questa è generativa, diciamo, sì, from scratch, da zero. Esatto. Per finanziare il vostro progetto sappiamo che avete ricorso al crowdfunding, che è la raccolta popolare di fondi attraverso internet. Sì. Il vostro goal era di $50,000, ce l'avete fatta? Sì, 1000% quella cifra ce l'abbiamo fatta, perché abbiamo superato ieri proprio $500,000, e questo ci ha permesso, grazie all'incredibile contribuzione delle persone che ci hanno voluto bene, hanno voluto bene all'idea che abbiamo proposto, ci ha permesso di migliorare ulteriormente quello che è il prodotto e adesso puntare a una produzione seriale di massa. Quindi industriale proprio, sì, non limitarsi più al singolo. Pier Mattia, quanto è importante il crowdfunding per questo tipo di startup? Beh, direi che è fondamentale non tanto per i soldi che raccogli, ma uno perché vuol dire che sei riuscito a emozionare chi ha visto il tuo video, ha visto il tuo progetto, che è fondamentale, e due perché hai possibili clienti che sono disposti a pagare adesso una cosa che forse avranno fra un po', sicuramente avranno fra un po'. È ancora da vedere come, perché è un progetto che loro dicono pubblicamente è in costruzione, è in crescendo, quindi è fondamentale avere da loro il feedback dal mercato che dice: noi ci crediamo, vai, ok, tieni i nostri soldi. E secondo te quale sarà il prossimo step per quanto riguarda le stampanti 3D? Per la stampa 3D adesso si sta andando molto, lui ce lo sa dire sicuramente meglio, ma si sta andando molto sulla stampa del metallo, che ancora è in arrivo, cioè di materiali metallici e di tessuti organici, quindi organi o pelle o cose di questo tipo, e per assurdo lì siamo più avanti che sulla stampa del metallo, cioè allora, già adesso si stampano pezzi di pelle o di fegato. Io farei vedere, a proposito di metallo, quello che dicevamo prima, il circuito, sì, stampato, che è questo qua, oppure la medaglietta per il vostro animale da compagnia. Quindi la roba bella è che si può stampare su tutti i materiali, sì, con questa stampante. Il vostro progetto come funziona? Cioè, cosa riceve a casa uno quando compra? Ci sono due versioni, c'è la versione in kit per gli smanettoni che vogliono e sanno, diciamo, mettere insieme una macchina di questo tipo, che non sono pochi comunque, e la seconda versione è quella per diciamo le persone che non hanno nessuna confidenza nelle proprie capacità o vogliono la macchina finita e la comprano già fatta. Quindi i prezzi variano di tanto? No, due... sono di $100 in realtà. Di differenza? In realtà ci scaricano dell'onere di doverla assemblare noi, quindi ci fanno un favore. Certo. Beh, a differenza non di quelli di cui tu parlavi prima, sono molto più economiche. Esatto, sono molto molto più economiche. Una stampante odierna costa $2,600, Factotum invece viene venduto sui $1,000. Quindi comunque $1,000 per avere una stampante che vi permette di fare qualunque cosa vogliate. Direi che è un ottimo assolutamente affare. Un buon prezzo. Allora, un altro affare che vogliamo proporvi, sì,
è quello di proporci voi l'oggetto più particolare che vorreste stampare. Fatecelo sapere attraverso WhatsApp, quindi magari con il numero qui, oppure Facebook con l'indirizzo qui, oppure ancora con Twitter, sempre con l'indirizzo qui, che sono sempre gli stessi. E il più creativo, che ci dice che cosa vorrebbe stampare, verrà selezionato e gli verrà regalato che cosa, Marco? Ma potremmo regalargli una stampante, che dici? Una stampante in te addirittura? Non esageriamo, gli regaleremo una stampa 3D del nome utente. Bisogna farla arrivare nelle case, no? Gli regaleremo una stampa 3D del suo nome utente di Twitter, quindi anche quei nomi con tipo codice fiscale, senza vocali, quelle cose lì. Ok, fateci sapere qual è l'oggetto che vorreste stampare, noi ne scegliamo uno. Grazie ragazzi, grazie mille, a voi, noi ci rivediamo. Complimenti Marco per la vostra idea, speriamo di rivederci in futuro. Io eventualmente, se devo stampare dei pezzi, in attesa vengo da te prima di comprare il mio Fabtotum. Noi andiamo in pubblicità, giusto? Ci vediamo fra poco. Ci vediamo tra poco. Ciao. 16 e 14 minuti, siete sempre su Occupy DJ. Oggi stiamo parlando di lavoro, startup e di gente che si inventa la propria professione. Sì. Però la domanda del giorno, che non è quale lavoro vorreste fare, anche perché sarebbe super banale e l'abbiamo già fatto l'anno scorso, è: qual è l'annuncio di lavoro più assurdo che hai trovato? Hashtag offerte indecenti. Adesso andiamo a vedere cosa ci avete scritto. Vediamo cosa ci avete scritto. Attraverso WhatsApp, Davide S. dice: io ne ho letto uno a Roma che recitava: cercasi personale femminile per autolavaggio. Ma che è? Bikini car wash? Poteva essere un'idea. Mi sa di sì. Io lì però non andrei a stuzzicare, lascerei fare, vediamo cosa ne viene fuori. Sempre da WhatsApp, Federica Z ci scrive: il migliore su un foglietto, cerco ragazza che mi faccia compagnia mentre svolgo il mio lavoro di consegne. Se sei interessata, invia SMS. Un genio, il lavoro di consegne. Però è normale, tranquillo. Serve una ragazza da compagnia. Che non cos'è? Si sa mai cane, che qualcuno accetti. Su WhatsApp, Andrea F. dice: cercasi promoter con esperienza per taglio di porchetta, che è una cosa seria, ma mi fa molto ridere. Questo è il promoter della porchetta. Io non riuscirei, perché una ne taglio e cinque me ne mangio, per esempio. Vabbè, allora veniamo invece al prossimo ospite, che è Richard Accattatis. Se non vi dice niente, magari lo state seguendo su YouTube come Richard HTT. Vediamo. Eccoci qui con Richard HTT. Ciao. Benvenuto. Mi fa davvero piacere essere qui con Valentina e con Marco Mengoni. Grazie, grazie, gentilissimo. Siamo uguali, hai visto? Siamo proprio uguali. Poi cantiamo uguali. Esattamente. Bene, allora chiediamo a Richard che cosa fai. Tu sei uno youtuber. Sì, esattamente. Il tuo canale YouTube conta oltre 70.000 iscritti. Esatto. E il tuo nome da dove nasce? Perché hai scelto Richard HTT? Allora, una cosa che non sa quasi nessuno è che io in realtà avevo un altro canale che era Riccardo HTT. Solo che succede a tutti, non l'ho più frequentato e mi sono scordato la password, semplicemente. Così. E allora ho detto: senti, non posso ricrearlo con la stessa password, con lo stesso account. Allora ho detto: Richard HTT. HTT Richard, perché viene da Riccardo il mio nome, HTT da Accattatis, il mio cognome. Pensa a quanti contatti perduti con il primo account. Ma che avevo 3 iscritti, che erano i miei genitori e mio fratello. Però adesso sta spopolando. Beh, sì, sta andando bene, diciamo. E com'è nata l'idea di crearti un tuo canale YouTube? Allora, io in realtà avevo creato il mio canale da prima. Sì. Soltanto che ho caricato soltanto qualche video in cui mostravo dei miei disegni, non mi ero mai mostrato davvero. E però le persone del web, quelle che c'erano al tempo, che seguivano gattini eccetera, vedendo i miei disegni, hanno detto: senti, ma anche a me piace disegnare, potresti fare dei tutorial? Più in là poi mi sono tenuto dei soldi da parte, ho comprato la mia prima videocamera e ho iniziato a fare i tutorial. Il tutorial è la nuova chiave per il successo, Vale. Sì. Tutorial su tutorial. Quante cose ho imparato con i tutorial. Qualcosa da fare anch'io. Come si fa a diventare youtuber professionista? Professionista, ora insomma, bisogna avere creatività, bisogna avere in mente un progetto da portare avanti, non bisogna avere diciamo pretese, appunto, perché quando hai delle pretese in qualsiasi campo rimani sempre deluso e nonostante tutto devi continuare ad andare avanti anche ascoltando le persone che ti seguono, perché grazie a loro se riuscirai a raggiungere i risultati. Ma per te è un vero e proprio lavoro, nel senso che riesci a mantenerti? No, assolutamente. È una passione. Più che una passione, io lo vedo come una specie di trampolino di lancio. Io sul mio canale mostro tutto
tutto quello che so fare, tutto quello che riesco a realizzare, è una crescita. E i miei utenti, insomma, la vedono con me, la vivono con me. E tramite quello spero, insomma, di potermi costruire anche un lavoro al di fuori dal web. Per esempio, io di YouTube ci capisco poco. Come si fa a guadagnare dei soldi attraverso YouTube? Cioè, so con le visualizzazioni, però... Diciamo che è un argomento un po' tabù, però sostanzialmente è come se avessi un sito web. Se hai un sito web, gestisci un sito web, metti i banner con della pubblicità. In base ai click sulla pubblicità hai dei centesimi di guadagno. Stessa cosa per i video, soltanto che al posto del banner c'è un piccolo pre-roll di pubblicità prima o mentre o dopo il video. E attraverso YouTube tu ti esponi molto al pubblico, quindi ricevi sì. commenti positivi ma anche quelli negativi. Certamente, soprattutto all'inizio. Esatto, e come rispondi a quelli negativi? Allora, io sono uno dei pochi YouTuber che comunque ha pochi commenti negativi. Non riesco a capire perché, sarà perché sono molto affascinante, sono molto bello, sono carismatico, questa voce. Però no, ormai le critiche ci sono sempre, quelle costruttive le accetto, quelle negative ma senza nessun fondamento di base ci scherzo anzi sopra, perché se non ci scherzo io, cioè la mia community in primis va lì e lo distrugge le persone che mi criticano. Tu sei uno YouTuber, hai quel tipico linguaggio da YouTuber, però abbiamo detto nasci proprio come disegnatore. Sì. Quindi comunque c'è una materia vera sulla quale, diciamo, confrontarti. Con una cosa che mi piace molto di YouTube, che mi ha permesso di effettuare un certo cammino. Partendo dal disegno ho mostrato quelle che erano le mie capacità di un tempo, poi essendo comunque YouTube una piattaforma di video mi sono informato anche sul montaggio video, sulla realizzazione di video, sui programmi per realizzarli al meglio, animazione, anche la musica, tutto da autodidatta. Infatti le musiche dei miei video le compongo io stesso. Allora vediamo uno dei suoi video, vediamo. Esatto. Quindi... Ok, questa qua non l'avevo composta io, ce l'avete messa voi, eh? Questa l'avete messa voi, il nostro stile. Era Siriusmo. Sì, sì. Siamo sempre qui con Richard HTT, abbiamo visto... Non me ne sono andato. Un suo filmato. Tu sei esperto di manga, diciamo. Hai fatto qualche scuola? No, in vita mia, a parte il liceo artistico, non ho fatto né corsi, né lezioni, né scuola. Tutto ciò che ho imparato l'ho imparato durante il mio percorso per necessità, per fare meglio quello che sto facendo sul mio canale. Quindi anche il pianoforte, anche i montaggi dei video, le animazioni, tutto da solo, da autodidatta. E chi ti segue, visto che sei bravissimo a disegnare, chi ti segue ti manda i propri disegni per farseli sistemare da te, aiutarlo. Sì, diciamo che attraverso i tutorial. Da quando ho creato una pagina apposta per le persone che mi seguono, dove possono inviare i loro lavori, ormai si è creata questa piccola community dove tutti quanti postano, tutti quanti si danno una mano, perché io, come dico sempre, io magari... Per le altre persone, infatti vediamo qua. Eccolo. Per le altre persone magari potrò sembrare molto bravo a disegnare, però io in primis ammetto che ci sono persone molto più brave di me, ma comunque nel mio piccolo cerco sempre di dare una mano. Chiaro, poi sei nato come autodidatta, quindi insomma. Ti cimenti anche nei ritratti oltre ai manga? Nei ritratti? Guarda, non voglio proprio mettermi così in risalto, ma guarda, ma ti ho fatto ieri sappi. Faccio vedere in camera che ieri sera sì. sono stato su una tua foto benissimo. Tutta la notte. Grazie, però non mi assomiglia. Bellissimo. Quindi questo qua te lo regalo. Facciamolo vedere, il ritratto di Valentina in una delle sue pose più celebri. Sì, sì, ecco, sì. Vediamo. È stata un'ardua scelta. Sicuramente la scelta. Beh, dovrei... Sembra complicatissimo. Ma che? No, l'ho fatto in dieci minuti, davvero. Fichissimo. Come si parte a fare Bello. Un disegno del genere? Grazie. Ma comunque bisogna partire da quella piccola teoria, non completamente teoria, perché si impara solamente con la pratica. Basta, diciamo, avere la tecnica e quindi, non so, capire che un volto è formato da degli assi, degli occhi, gli occhi, il naso, la bocca, sono tutti posizionati in un certo modo e la posizione di degli occhi, eccetera, degli elementi vanno a formare il volto di una persona. Infatti anche solo un millimetro, quando si tratta di ritratti, può cambiare l'espressione e anche l'intera personalità di una persona. Puoi capire quanto l'ammiro per uno come me che disegna solo omino bianco. hai un'alternativa di lavoro nel caso quella di YouTuber non andasse avanti? Ma io, cioè, voglio sostituire Marco Mengoni in questa trasmissione. Sta per cantare con me. Sì, sì, mi vedrete come nuovo conduttore. Anche... E come me hanno obbligato a tagliarmi la barba, tu dovresti tagliarti i capelli. Esatto, no! Attenzione. Andiamo sul mio potere. Sullo Spinosa andiamo. Senti, a prossimi obiettivi invece qualche sfizio che vorresti toglierti ancora? Sfizio che vorrei togliermi?
ma dato che io sono molto creativo, ho sempre tantissime idee, mi piace sempre realizzarle, uno degli sfizi che vorrei togliermi è, non so, riuscire a trovare un modo per autoprodurre un prodotto mio, un qualcosa che mi rappresenti, come per esempio con i miei video, ma più in grande. Quindi con i disegni. Con i disegni, dici? Animazioni, storie. Io sono molto bravo a raccontare storie e a far, diciamo, tra virgolette, sognare le persone che ascoltano le mie storie. Te lo auguriamo, magari c'è una startup già per queste cose. Prova a andare. Vado a informarmi. Oggi parliamo di startup. Parliamo, rimani in tema. Va bene, grazie mille, Richard. Grazie a voi. Grazie mille adesso... anche del regalo. Ti ringrazio. Tienilo caro, lo tengo che un giorno forse potrà valere molto. Spero, eh. Allora, noi te lo auguriamo. Noi andiamo a vedere il video della settimana, sì? Oggi che è mercoledì. Ed è il giorno proprio in cui vediamo il video più bello di tutti. Sai qual è? Gorilla! Con Bruno Mars. Allora, questo era Gorilla, il video di Bruno Mars. C'è il playback live che abbiamo fatto. Ed è giunto il momento di... Sì. Di dire i nomi dei fortunati che si aggiudicano i gadget di Ritorno al Futuro 2. Sì, ho cercato di vincere un pranzo domani facendotelo dire, ma no, non l'ho vinto. Vediamo chi sono. Cioè Luca Morabito che si aggiudica lo zaino. Abbiamo anche una foto. Grazie. Di perché, esatto, si aggiudica lo zaino. Guarda te, c'ha le scarpe di Ritorno al Futuro sono 2. Fantastiche. Cioè, ma come facevamo a non dargli lo zaino? Erika Tortora si aggiudica il cofanetto. Cofanetto con la trilogia in Blu-ray, sì, di Ritorno al Futuro. Rita Cagliazza invece si aggiudica il modellino, se l'è fatto di carta. Vediamolo in foto. Stupendo. Bellissimo. Potremmo farlo con la stampante. Con la stampante 3D, bravo. Hai capito. Bravissimo. E poi Marco Giordano invece i biglietti per mercoledì prossimo, il 23, per, esatto, lo spettacolo di Ritorno al Futuro. Vai a trovare, Marco, il cinema più vicino a te. Sì. Bene, ragazzi, noi salutassimo. Salutassimo, io vado a controllare cosa è successo su Facebook nel frattempo. Puttanaio è successo su Facebook mentre eravamo in onda. E noi vi lasciamo a Marco Mix con Vacca. Beh. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao, zio.